Eccoci qui, buongiorno a tutti. Siamo in diretta con il prossimo candidato al Consiglio regionale, Andrea Volpe, il nostro terzo ospite da Bellizzi. Andrea Volpe è già candidato nel 2015, dove, quando ottenne un buon bottino di voti, poco meno di 5.000 voti, primo tra i non eletti. Insomma, la sfida, una nuova sfida si ripresenta. Come mai ha deciso di riprovarci? Paolo, ma ci possiamo dare del tu? Certo, se mi autorizzi ci diamo del tu così Assolutamente sì. siamo un po' più rilassati. Va bene, va Assolutamente. bene. Intanto buon pomeriggio a tutti, bello essere qui, grazie Paolo per l'invito, grazie a Battipaglia News, complimenti a Valerio che insomma un po' di anni fa ha fatto questo investimento, ci ha creduto insieme a un gruppo di amici, è sempre bello avere una voce che racconta un territorio, chiaramente nel caso specifico un'area vasta, una città importante, ma un po' tutta la Piana del Sele e credo un po' tutta la provincia di Salerno. Sì. Perché ho deciso di ricandidarmi? Perché in realtà il mio impegno per il territorio, come sai Paolo, non è mai venuto meno, ci sono sempre, sono una grande passione, nonostante i mille impegni di lavoro, la passione per la nostra terra, è molto forte e importante. Che detto adesso, insomma, che ci prepariamo una campagna elettorale può sembrare uno spottone, no? Dice, vabbè, vedi questo, adesso cosa devi dire? Che non è, si candida perché non è innamorato della sua terra. Beh, insomma, però, per chi mi conosce sa che credo fortemente a quello che sto dicendo e per quello che posso, pur non avendo alcun ruolo, ho cercato sempre di esserci per proposte, per iniziative, per ascoltare, per provare a dare voce, in altri ambiti che, insomma, erano anche un po' quelli lavorativi. La prima domanda che mi viene da fare a una persona come te, conoscendoti anche pure a Battipaglia ti conosciamo, tu hai vissuto le campagne elettorali da regista e anche da protagonista, da candidato. Ecco, dato che tu hai potuto stare su tutti e due i fronti, quali sono le differenze e cosa se ci puoi raccontare cosa significa viverla da dentro, da candidato e da regista, diciamo, da esterno? Allora, che bella domanda che mi hai fatto. Allora, io sono uno che come dire, si sporca le mani nel senso che fatica molto, no? Come sai, ho fatto un percorso, vengo da movimenti politici giovanili, ho incollato i manifesti, sono stato lì a compilare i moduli per le liste, ho scritto i programmi, scovavo candidati, ero insomma ad ascoltare i problemi della gente, ma da dietro le quinte. Quindi in realtà io vengo da quel percorso. Vengo da chi lavora dietro le quinte, quello che litiga con le persone se è il caso di litigare, anche se insomma, sono uno molto poco spigoloso, sono quello che mette pace, sono quello che prova e studia le strategie, e in realtà vengo da quel percorso lì, che ha un fascino incredibile. Candidarsi in prima persona è molto bello. È vero che, come dire, quando ti candidi in prima persona, devi aspettarti anche delle cose, ti aspetti, che ne so, che uno ti dice che ti vota e poi non ti voterà. In quel caso, sei tu il candidato, per quanto tu sostenga un altro candidato, organizzi per un altro candidato, ti prende in giro relativamente, no? E poi in quel caso sono sempre un po' più sinceri. E a volte, per come sono caratterialmente, ci rimango un po' male, no? Perché sono uno che, come sai, ho fatto un evento dedicato ai sogni, ai ragazzi, alle favole. Io sono uno molto romantico che sogna, insomma, rapporti umani veri, che insomma, Paolo, mi dai una mano, mi puoi sostenere, insomma, il progetto è questo, sarei il riferimento per il territorio e tu mi dici sì e magari siamo amici e poi dopo scopro che magari fai strategie o voti per altri, in quel caso ci rimango molto male. Ecco, insomma, come dire, nel mio caso questa è la cosa che insomma sento di dire da un punto di vista delle differenze. E poi, quando sei candidato in prima persona, hai una responsabilità quando ti muovi, quando anche fai un gesto, quando metti una foto, piuttosto che scrivi un post o dici delle parole al posto giusto, devi essere, come dire, devi assumere un atteggiamento diverso, sempre essendo te stesso, ma devi essere più responsabile. Quando sei dietro le quinte, in qualche modo, per quanto tu debba essere comunque responsabile e avere un atteggiamento corretto,
sei un po' più defilato, sei un po' più nascosto, quindi se scantoni un giorno fai meno rumore che essere in primo piano. E poi l'affetto delle persone è una cosa incredibile. Raccontavo a qualche amico, non voglio allungarmi, non voglio rubare tempo alle tue domande, mi perdonerai, ma raccontavo ad un amico, insomma, ai ragazzi che No, fanno no, squadra parla. ancora una volta, sono stato da Cerno qualche giorno fa e sono veramente a fare una passeggiata, a trovare degli amici ed è stato molto bello avere il riconoscimento dei cittadini di Acerno, commercianti che insomma veramente in maniera assolutamente affettuosa si sono buttati per strada, mi accompagnavano, chiedevano il voto a tutti i cittadini che passavano e in loro vedevo un senso di gratitudine per essermi, come dire, occupato di piccole cose per Aceno, la valorizzazione della cartiera, piuttosto per aver parlato delle strade franate, piuttosto per esserci stato per gli eventi, per averli promozionati in maniera assolutamente volontaria, insomma, di chi veramente tiene alle cose, non quest'anno, ma negli anni. E lì, quando ti riconoscono una cosa del genere, ti assicuro, Paolo, che veramente non apprezzo. La scorsa tornata elettorale nel 2015 eri candidato nelle liste con De Luca. Credo che anche quest'anno la scelta, la tua area di appartenenza rimarrà quella. Però, come mi avevi già anticipato, non puoi ancora sciogliere le riserve ufficialmente fin quando non ci sarà questa candidatura ufficiale. Però sembra chiaro l'indirizzo. Ti volevo chiedere una cosa. Tornando a 5 anni fa, De Luca vince con un margine non nemmeno troppo ampio su Stefano Caldoro e porta dalla provincia di Salerno 6 consiglieri, perché era lui che aveva vinto. 2 poi vengono eletti con Caldoro e 1 con il Movimento 5 Stelle. Pensi che si ripresenterà questo stesso scenario o De Luca magari vincerà in modo più schiacciante e quindi da Salerno potrà arrivare anche qualche candidato in più? Perché poi non è facile essere eletto, nel senso che sei posti, visti anche un po' i nomi che circolano, insomma, si rischia di perdere anche con tanti voti, di non uscire. Io l'altra volta con tanti voti in quella stessa lista, per raccontare l'aneddoto, a Napoli, quindi la mia stessa lista, ma presentata a Napoli, il candidato è uscito con 2000 voti, io 5 no, quindi insomma il numero di voti purtroppo per come è composta la legge Ecco. elettorale, per come è scritta, chiaramente non sempre premia chi prende tanti voti. L'assegnazione dei seggi, sì, in realtà credo dopo il 65% scatta il settimo seggio, però non vorrei dare un numero inesatto, ma insomma mi pare che quella sia la soglia. Quindi per parlare di 7 alla maggioranza e 2 alle minoranze tutte, dovremmo superare quel numero di voti. Se i sondaggi continuano a, come dire, a rispondere al vero e quindi De Luca continua a crescere, è possibile che si possa ambire al settimo seggio. Chiaramente parliamo di quozienti regionali, Paolo, e poi l'assegnazione dei seggi va sui seggi appunto provinciali. Quindi per scattare il settimo seggio non deve prendere De Luca il 65% in provincia di Salerno, ma deve prenderlo in regione Campania. Il quoziente è quello. Sì, ci potrebbe essere più spazio, considera che se volessimo Sì, infatti fare mi due. riferivo ai dati generali, quelli del 2015. Sì, no, io come dire, ero solo preciso perché insomma in questi giorni tanti amici mi chiedono mi fanno queste domande, chiaramente avendo letto la legge regionale, per quanto io non sia un grande esperto, mi piaceva essere preciso per le cose che conosco e per dare un dato preciso a chi ci sta seguendo. Paolo, sì, c'è lo spazio, uno spazio importante. Quello che mi auguro è che a prescindere da Andrea Volpe, le persone trovino il modo di votare una persona che li rappresenti davvero, che si scelgano un candidato che sia davvero vicino alle persone, che abbia le qualità per rappresentarli, ma che sia di quel posto, che abbia le capacità di esserci fisicamente nelle cose, che provi ad ascoltare, che almeno insomma, lo chiami e ti rispondi al telefono, che sia riferimento e che sia vicino alle esigenze del sindaco, ma del singolo cittadino. E io mi auguro questo onestamente, che a prescindere da quanti seggi scatteranno e che quindi vogliamo augurarci che ci sia spazio anche per, come dire, non per un'area importante della provincia quale è il nostro territorio, sono un po' di parte, in realtà, come dire,
Il collegio, come sai, è provinciale, ma è evidente che nell'Agro e nella Piana del Sele, tenendo dentro Piacentino e il Cilento, compresi gli Alburni, parliamo delle aree a nord e a sud molto importanti, e non ci leggiamo un consigliere regionale a nord o a sud da tanto tempo. Per carità, quelli uscenti hanno fatto un grande lavoro, penso all'amico Luca, all'amico Franco, sono stati veramente, veramente nulla da dire, sono amici e credo abbiano fatto un grande lavoro, ma è evidente che se io vivo un'area geografica e non posso necessariamente comprendere fino in fondo i problemi dell'altra area. Entro a gamba tesa, mi perdonerai sul tema, ma probabilmente me lo avresti comunque chiesto, la questione dei rifiuti a Battipaglia, noi abbiamo fatto fatica a trovare un interlocutore. Io sono stato purtroppo, non avevo un ruolo, sono stato molto vicino ai comitati, per quello che ho potuto, ero lì ai cortei, ho partecipato, veramente in silenzio per quello che potevo fare, ma abbiamo fatto fatica a trovare un interlocutore. Io ho provato a dire la mia insomma, nei posti in cui andava detto, ma al netto di tutte le polemiche, delle problematiche, di chi è la colpa, ok? Di chi è responsabile di, i primi periodi, Paolo, te lo ricorderai, veramente si faceva fatica a parlare con qualcuno. Sei testimone, penso, anche per giornalisticamente, professionalmente, Sì. con chi dovevi parlare, chi devo chiedere, cioè con chi a chi posso porre il problema. Anche veniamo da un territorio, il Meridione, che già ha i suoi problemi ed è un po' abbandonato dallo Stato in generale. Figuriamoci poi una città come Battipaglia, che magari in regione Campania non è che ha la sua importanza nella provincia, però magari non ha tutte queste attenzioni, quindi immagino le difficoltà proprio a farsi ascoltare e ad avere un punto di riferimento che porti poi le tue battaglie in regione. Io personalmente ti direi, non ho visto da parte dei consiglieri locali tutta questa assenza, forse l'ho vista più da parte degli amministratori locali, non mi riferisco a nessuno in generale, nessuno in particolare, ma faccio un discorso in generale. Ecco, quindi Assolutamente. a me però sembra di capire sia da destra che da sinistra, che dai 5 Stelle o che da altri candidati, che la battaglia dell'ambiente, almeno per la prossima campagna elettorale, sarà il tema principale, mi pare, un po' di tutti. Quindi tu pensi che eventualmente, se dovessi risultare eletto come consigliere regionale, una delle prime battaglie da portare avanti per essere quella dei rifiuti? Assolutamente sì. E detto adesso, davvero, cioè, ripeto una cosa che ho detto all'inizio, sembra uno spot elettorale, non vuole esserlo, per nulla, però ci credo molto. Considera che viviamo in una terra che ha subito tantissimo da Montecorvino Pugliano. Ora il sindaco Alessandro Chiola è un mio amico e tra l'altro facciamo squadra in questa competizione elettorale, facciamo squadra già un po' e abbiamo deciso, insomma, come dire, di scendere in campo in qualche modo insieme ad Alessio e altri amici e parliamo spesso di questo. Ci abbiamo subito parapoti, tutto tutto il mondo dei rifiuti su Battipaglia, insomma, adesso insomma, questione del compost e insomma, di tutti gli impianti privati che andrebbero un attimo attenzionati, quelli ovviamente fuori legge si intende, quelli in regola, ci mancherebbe altro. È un tema caldo, cioè la gente muore di tumore. Abbiamo una media altissima di gente che muore e si ammala, e sai che parlo per testimonianza diretta. E non possiamo stare in silenzio, non c'entrano i colori politici, Paolo, non c'entra con chi voto, non c'entra con chi sto, con la destra o con la sinistra, non c'entra nulla, parliamo del nostro futuro, neanche quello dei nostri figli, non ci voglio nemmeno arrivare, io parlo di noi, cioè se non ci prendiamo cura dell'ambiente, davvero, non a chiacchiere, parliamo di noi, Paolo, di me, di te, dei nostri coetanei, cioè io non voglio parlare di mio figlio, di mio nipote. Cioè, io veramente non lo so che cosa gli aspetta, ma voglio difendere per quello che posso l'ambiente perché penso sia un tema importante. Innanzitutto nel rispetto delle regole. Non lo dico perché è campagna elettorale, mi auguro che lo faccia chiunque altro, perché magari Andrea Volpe non viene eletto, anche se stavolta, Paolo, ci andiamo vicini, non ti preoccupare. Mi auguro che chiunque sia eletto si preoccupi di questa cosa per davvero. E me lo auguro con tutto il cuore, veramente me lo auguro con tutto il cuore.
Ieri ero con Annalisa Giancarlo, con le amiche dell'associazione che stanno facendo un lavoro incredibile per l'inclusione dei ragazzi. Beh, penso alla sua idea, del giardino dei libri, non so se potevo spoilerarlo, ma ormai l'ho detto, e penso a quanto guarda la natura come torna anche sui ragazzi, il giardino dei libri, il giardino nel verde, l'inclusione dei ragazzi. E anche questo è parte e passa dalla natura, anche da questi messaggi, ed è una cosa veramente molto importante. Senti Andrea, parliamo pure di qualcosa di un po' più carino, insomma. Tu da oltre 10 anni oramai ti occupi del premio Fabula. Io già nell'intervista con il sindaco di Bellizzi, padre Mimmo, accennammo un po' alla vicenda, lui mi disse poi ne devi parlare con Andrea, insomma. Io non ho aggiornamenti a riguardo. Questa 11ª edizione si farà rispettando le normative, non si farà in un'altra forma, ma aggiorni un po' questa 11ª edizione. Mi vuoi far spoilerare, eh? Mi vuoi far spoilerare, bravo Paolo, sei un bravo giornalista. Quello che ci No, puoi no, dire. no, ne parlo volentieri perché con il presidente Giovanni Serritella, che saluto, saremo impegnati in campagna elettorale. Siccome non voglio mischiare le due cose, ci tengo molto perché tengo molto ai miei ragazzi. Quest'anno sono arrivate 700 richieste di partecipazione da tutta la Campania, è una cosa veramente incredibile. Noi invitiamo i ragazzi a scrivere favole, fiabe e racconti. E ovviamente, oltre ai talent, ai nomi importanti che si vedono in cartellone, ci sono tanti laboratori. E puoi immaginare che fare il laboratorio non è cosa semplice con le restrizioni che ci sono. Però ti dico che faremo probabilmente 2 giorni. I ragazzi saranno divisi in gruppo, faranno i laboratori in gruppo, rispettando le regole, rispettando il distanziamento sociale, e quasi sicuramente faremo anche delle serate in piazza. Ok, quindi è tutto quello che possiamo sapere. Però l'importante è No, ci rincuora che ci sarà e insomma. sì. Faremo delle cose, non mi vedranno, Paolo. Io non sarò sul palco, come ho detto, Ok, questo mi sembra. insomma, sarò defilato. Chiaramente organizzo, insomma, come sai, nasce tutto da noi, quindi insomma sarò ovviamente a seguire tutte le cose che riguardano Fabula, ci sarò assolutamente. Fisicamente non potrò comparire, ma ti ripeto, insomma, lo ritengo, non è legalmente, non me lo impone nessuno, la legge non ti dice che per l'evento non puoi salire sul palco, Una tua e scelta. credo sia semplicemente corretto per i ragazzi, per l'evento, che ormai insomma, è diventato consentimi, lasciamelo passare, un grande festival, lo dico anche con un pizzico d'orgoglio, e quindi insomma, non sarò sul palco. Però ti posso anche dire che ci saranno un paio di presentazioni di libri, tra i quali anche Marco Nembo, abbiamo invitato anche Marco, e poi, perché parliamo di due cittadini battipagliesi, lo voglio dire, e daremo anche un premio a Paolo Bini. Te lo Ah, faccio vedere, sì. grandissimo artista battipagliese che devo dire gira il mondo, insomma, uno veramente molto bravo. E approfitto di questo, Un artista fuori sede, sì. sì, di questa piattaforma per dire, insomma, ci saranno Marco Nembo e Paolo Bini, tra l'altro cittadini battipagliesi, poi tanti, tantissimi ospiti, tra i quali due star. Abbiamo fatto un po' di inviti. Ti dico che uno ha dato il tema ad una delle nostre edizioni. E aggiungo un'altra Ok. cosa, te lo di questo lo posso dire, presentano Gigi Ross. Ok, bene, insomma, un po' di notizie, un po' di spoiler ce l'hai fatto. E L'ho io lo fatto. raccolgo da buon giornalista. Quindi dicevi ovviamente anche per evitare strumentalizzazioni, non sarai presente sul palco, anche se No. non è che ti è No, vietato. no. No, 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 Senti, assolutamente. chiudiamo con l'argomento Covid che io credo bisogna comunque sempre portare all'attenzione e non sottovalutare. Pensi che questi piccoli ritorni, questi minimi focolai, questa ordinanza nuova del presidente De Luca possa anche poi intaccare, non so, il voto di Feltrinelli, inquinarlo, facendo i dovuti scongiuri, però
insomma, è una cosa da tenere in considerazione, anche perché ora sembra molto più attenzionata la cosa, nel senso un minimo focolaio, una minima situazione che magari prima non era nemmeno da spaventarsi, ora può essere anche un po' ingigantita. Paolo, in realtà è stato un momento subito dopo, no, tutti liberi, no? Aprite tutto. Avevamo un po' tutti, no, sottovalutato, cioè abbiamo iniziato ad allentare con le mascherine, io sto girando, immagini, no, insomma, per la campagna elettorale, per il territorio, tanti amici magari vogliono abbracciarti, stiamo cercando di chiaramente di stare molto attenti, però è inevitabile, no, che c'è stato un calo dell'attenzione. E De Luca, a mio avviso, sta facendo molto bene a tenere l'attenzione alta, a dire attenzione, le regole non sono cambiate, rispettiamo le distanze di sicurezza, la mascherina, dobbiamo stare molto attenti. Chiaramente sentiamo un po' più vicino il problema, perché vediamo che intanto in Italia si sono un po' abbassati i casi, no? E a un certo punto ci siamo scoperti noi con un po' di possibili focolai con un numero di positivi un po' più alti, e quindi ci hanno riportato all'attenzione del tema. E mi auguro di no, che non inquinino le elezioni, e mi auguro di no, che soprattutto non accada nulla e che i casi che sono stati trovati vengano risolti, che insomma guariscano e che chiaramente si riescano a circoscrivere i contagi, e che si riconduca, si rifaccia la catena delle relazioni di questi qui che hanno avuto purtroppo, hanno preso il Covid. Dobbiamo stare attenti, Paolo, questo mi sento di dire, e mi auguro che tutti tengano l'attenzione molto alta e rispettino le regole. Lo dico anche a chi ha un'attività, e mi rendo conto che non è facile, perché insomma tu vai al bar, entri senza la mascherina, il titolare del bar lo deve dire a 50 persone, riesci, metti la mascherina, rientri, la togli quando prendi il caffè, o al ristorante, quando si alzano per andare al bagno dovrebbero rindossarla. Mi rendo conto che se c'hai un locale con 200 persone e c'hai tutto lo staff in movimento, non è nemmeno facile beccarli tutti, dire oh, dove vai, vieni qua, metti la mascherina, se no non puoi andare al bagno. Quindi mi rendo conto anche delle difficoltà degli esercizi, insomma, commerciali e degli esercizi pubblici, ma purtroppo dobbiamo stare attenti anche noi quando andiamo al ristorante, dobbiamo essere attenti, o in giro, si intende, ho fatto l'esempio del ristorante, ma potrei farne tanti altri, ecco. Quindi questo mi sento di dire, stiamo molto attenti. Perfetto, Andrea, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Mi pare di aver fatto una panoramica abbastanza ampia, abbiamo toccato vari temi. E insomma, se ci riusciamo a risentire prima delle elezioni, altrimenti sia per Fabula che per le elezioni, in bocca al lupo, e lo faccio a te, ma lo faccio a tutti e ci riaggiorneremo sicuramente. Grazie Paolo, viva il lupo, complimenti a te, complimenti a tutti coloro i quali, insomma, in un momento così difficile riescono a tenere in vita piattaforme, portali online, insomma, i quotidiani, che vengo da quel mondo, lo sai, capisco le difficoltà, capisco che non è un momento facile, che reinventarsi ogni volta è una roba veramente molto complicata, e quindi veramente complimenti per quello che fate. Perfetto, grazie mille. Un Grazie a saluto tutti. a tutti, anche a chi ci ha ascoltato fino ad ora. Ciao Andrea. Grazie, grazie mille, grazie a tutti.